Buongiorno a tutti, bentornati sul nostro canale. Oggi è domenica 18 aprile 2021. Ci troviamo nel comune di Ballabio, precisamente nella via che parte per andare a Resinelli, che incrocia con via Grigna, qua dietro di noi, alle nostre spalle. Oggi andremo a intraprendere un'escursione che ci porterà in località Resinelli, appunto attraverso un sentiero, e ci condurrà al rifugio Soldanella. Abbiamo parcheggiato la macchina appunto qua dietro le nostre spalle e adesso, salendo sulla via Grigna, arriveremo all'inizio del sentiero. Francesca è pronta, carica e iniziamo. In fondo alla via Grigna ci troviamo davanti a questi cartelli che indicano la fine della strada carrozzabile e indicano l'inizio della strada agro-silvopastorale che dà inizio ufficialmente al nostro sentiero. Francesca è pronta e adesso ufficialmente partiamo e già troviamo i primi cartelli che indicano Piani Resinelli. Seguiremo il sentiero numero 50, sempre in direzione Piani Resinelli. Andiamo. Arrivati davanti a questo cartello, noi continuiamo sempre sulla strada sterrata e superato questa sbarra di divieto d'accesso per le automobili, proseguiamo dritto sul nostro sentiero. Davanti a questo cartello escursionistico ci troviamo davanti a un bivio, un sentiero che va sulla destra e uno che va sulla sinistra. Entrambi i sentieri portano al rifugio Soldanella, ma noi prendiamo quello ottenuto meglio, che è questo qua sulla nostra destra. Quindi proseguiamo qui dritto davanti a noi. Arrivati davanti a questo cartello, noi proseguiamo sulla nostra sinistra, seguendo sempre il sentiero numero 50 in direzione Piani dei Resinelli. Prendiamo il sentiero sulla sinistra, in questa direzione, per arrivare poi alla baita Segantini e poi infine al nostro rifugio Soldanella. Proseguiamo di qua.
davanti a questo cartello abbiamo un bivio, qua giù verso di noi porta un altro tornante che gira intorno alla montagna che abbiamo di fronte per poi arrivare ai Piani Risinelli, ma noi se vogliamo arrivare alla Baita Segantini e poi successivamente al Rifugio Soldanella dobbiamo proseguire qui dritto davanti a noi. Quindi seguiamo il cartello con scritto Sentiero 67, faccio vedere meglio, ok? Per Piani Risinelli. Quindi procediamo e manca poco alla nostra destinazione di oggi. Ci troviamo davanti a un altro cartello escursionistico. Noi seguiamo sempre il sentiero numero 67, dove c'è scritto Traversata Bassa Resinelli, se fu scritto a mano, e quindi proseguiamo qua sulla nostra destra lungo il sentiero segnalato dagli appositi segnaletiche bianche e rosse. Proseguiamo. Eccoci usciti dal bosco dopo circa un'ora e mezza di camminata e ci troviamo davanti alle prime case della località Piani Risinelli. Non siamo ancora arrivati al rifugio, ma un centinaio di metri siamo arrivati alla nostra destinazione. Francesca, fino adesso come si è trovata? Stanca? Va bene, dai. Adesso continuiamo qua, sulla nostra destra, fino ad arrivare al nostro rifugio, in località Piani Risinelli. Arrivati davanti a questo cartello, noi non proseguiamo sulla strada che porta al Piani Risinelli, ma facciamo una piccola deviazione qua in via Carlo Mauri, che ci porterà in fondo alla strada al nostro rifugio Soldanella. Proseguiamo. Ed eccoci arrivati al rifugio Soldanella alle nostre spalle. Noi facendo i video ci abbiamo messo circa 2 ore, ma senza fare i video, eccetera, non fermandosi in 1 ora e mezza si arriva facilmente. Sentiero, il primo pezzo è abbastanza ripido, immerso nel bosco, per poi uscire nella località Piani Risinelli e con una deviazione in via Mauri si arriva alle nostre spalle al rifugio Soldanella. Adesso noi vi salutiamo, concludiamo qua il video, vi lasciamo con qualche ripresa del rifugio. E ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ciao a tutti, alla prossima! Ciao!